Liam e Kate sono una coppia litigiosa. Lei lo insulta e gli tira oggetti addosso. Ecco chi lo ha riferito. William e Kate sono sempre sulla cresta dell'onda del gossip e proprio di recente è uscito un libro che racconta i dettagli oscuri del loro matrimonio. A quanto pare, i due principi non sarebbero affatto la coppia da favola che vogliono far credere, ma anzi litigherebbero spesso fra loro. William e Kate, sebbene mantengano sempre il loro aplomb, sarebbero in realtà un duo sanguigno e collerico. Lontani dalla famiglia reale, infatti, i due si lascerebbero spesso andare ad atteggiamenti impetuosi. Fra le mura di casa, William Windsor e sua moglie Kate Middleton si concederebbero il lusso di liti furibonde condite da insulti, urla e lancio di alcuni oggetti. A quanto pare, però, questo sarebbe solamente il loro modo di comunicare e discutere e non tradirebbe alcuna crisi di coppia di fondo. A occuparsi del caso, proprio di recente, ci ha pensato Pomeriggio 5, nello studio di Mirta Merlino è stato chiamato un grande esperto di reali. Stiamo parlando di Antonio Caprarica, che diverse volte si è espresso sui duchi di Cambridge e sulla malattia di Kate Middleton. Cosa ha detto su lei e William? Kate e William litigano, si insultano e si tirano oggetti. Kate e William sarebbero inclini alla lite, ma questo non vorrebbe dire nulla. Antonio Caprarica, ospite di Pomeriggio 5, ha chiarito la situazione fra i due duchi. Adesso è uscito un libro in cui si legge che litigano, si buttano le cose addosso, si insultano, urla e strepiti. Ti prego, dici la verità che solo di te ci fidiamo. Il libro uscito di recente su William e Kate, dal titolo Kate William un amore reale, di Deborah Mary, confessa che durante i loro litigi, la Middleton tende a chiamare suo marito, pelato. Antonio Caprarica ha confermato questa circostanza. Se è vero che lei lo chiama calvo, sì, è vero. Diciamo che lo chiama Baldi, cioè calvetto, e ancora. Poi l'idea che la loro convivenza potesse essere perfetta come le uscite pubbliche era impensabile. Non penso che qualcuno potesse credere questo. Pensate ad Elisabetta e Filippo, si sono amati fino all'ultimo, eppure è indimenticabile l'immagine con tanto di testimoni di Elisabetta che scaraventa addosso a Filippo le scarpe da tennis e la racchetta. Infine, sui duchi di Cambridge, Caprarica ha detto: evidentemente aveva scoperto una delle tante scappatelle del principe. Se addirittura Elisabetta perdeva la calma, vuoi tu che una giovane donna come Kate non vada più per le spicce? Tenete conto che questi due ragazzi stanno insieme da 21 anni e ne hanno viste di cotte e di crude. Quindi ci possono stare le litigate.